sempre dopo 12 anni. Poi c'è una settimana di lavori per mettere in sicurezza questo prodotto. Oggi una giornata importante, non possiamo che partire dal ricordo dell'operaio che ha perso la vita nel 2021 proprio per costruire quest'opera che riteniamo fondamentale per le infrastrutture siciliane, ma anche per la viabilità della Sicilia e della provincia di Messina. Proprio ieri che è stato dato la fiducia sulla costruzione del ponte sullo stretto e si va avanti verso la costruzione del ponte sullo stretto, riteniamo che il viadotto Ritiro e tutto il sistema Ritiro, che verrà ripristinato entro il 9 agosto, che mancava da lontano 1997. Quindi riteniamo che quest'opera sia un'opera strategica. Già dalle prime battute il governo Schifani, il presidente della regione e tutto il suo governo siamo stati a monitorare passo dopo passo tutti i centinaia di cantieri che sono dislocati nell'intera Sicilia. Abbiamo lavorato sulla Palermo-Catania, dopodiché il presidente della regione è stato nominato commissario di governo e i risultati dalle chiusure dei numerosi cantieri si stanno vedendo. Chiuderemo tutti i semafori, non ci saranno più semafori, tutti i cantieri sulla Palermo-Agrigento per dare la possibilità di far veicolare i soggetti che vorranno far visita ad Agrigento come capitale della cultura già nel dicembre 2024. Oggi il sistema Ritiro, che sarà aperto nel viadotto e poi tra due giorni nella galleria e il giorno 9 nelle intere due carreggiate, ma ricordiamo anche l'apertura di qualche settimana fa a seguito della frana di Letoianni che dopo qualche anno di lavoro è stato aperto. Quindi è un sistema infrastrutturale autostradale della provincia di Messina che incomincia a vedere i frutti di un'azione di governo che è a fianco del CAS, delle imprese, dei progettisti che vogliamo anche ringraziare, ma e soprattutto ai tanti delle manovalanze che hanno lavorato in questi anni per far sì che la Sicilia possa colmare un gap infrastrutturale che nei precedenti decenni era contraddistinto. Secondo lei tutti questi anni i disagi che hanno avuto i cittadini siciliani come potranno essere?